Giornata importante perché si coinvolgono tanti ragazzi con delle borse di studio per avviarli a una professione molto particolare ma anche molto richiesta. È un momento in cui vedono il primo step che viene convalidato, apprezzato, e quindi da questo momento in poi loro inizieranno la carriera lavorativa. Le borse di studio che oggi consegneremo, appunto grazie all'impegno di Caronte Tourist, prevedono anche 2 mesi di imbarco sulle loro unità navali, oltre che la borsa in denaro. E è chiaro che questo è anche un motivo per motivare questi ragazzi, per renderli più gratificati. Io sono stato rappresentante istituto l'anno scorso del Nautico, quindi ho un legame affettivo con la scuola. Per me è considerata una seconda casa. Noi per tanti anni siamo stati il primo nautico d'Italia, quindi è un onore per noi far parte di questa scuola. Questa borsa di studio è sicuramente una grande opportunità, anche perché da quello che ho capito sono 4 mesi di imbarco alla Caronte Tourist, quindi è anche un'azienda di prestigio, è una bella opportunità. Cento e lode oggi qui per un appuntamento importante. Sei emozionata per questa borsa di studio e per un percorso, quello che hai portato a termine col massimo dei voti l'anno scorso? Sì, certo, infatti ringrazio la scuola e soprattutto la preside per le opportunità che mi ha dato in questi 5 anni, anche perché ho fatto l'apprendistato, ho avuto questa grande opportunità di lavorare in un cantiere. E ora sto proseguendo gli studi, studiando all'Università di Messina, al primo anno di ingegneria industriale. Qua stiamo vedendo il futuro, sono i professionisti del mare che crescono, noi stiamo investendo sempre di più, noi anche come gruppo stiamo crescendo sempre di più e sentiamo l'importanza del nostro ruolo, ma anche l'esigenza che tanti ragazzi nuovi vengano, crescano professionalmente, perché il mondo sta diventando sempre più complicato, la sicurezza sta diventando un bene primario da preservare e le procedure e lo studio di tutte le nuove leggi è fondamentale, per cui mentre prima bisognava essere solo un buon marinaio, oggi è tutt'altra roba. Quindi bisogna essere molto preparati, la formazione è al centro del nostro impegno e crescendo tutte queste persone supponiamo che possono entrare nel nostro serbatoio al più presto. Il Nautico è una di quelle scuole che hanno un'occupabilità quasi immediata. Uscendo dal Nautico si è quasi pronti per andare nel mondo del lavoro, e devo dire che quello del Nautico per esempio è uno dei pochissimi esempi di riuscita ottimale dell'alternanza scuola-lavoro. Vengono a bordo questi ragazzi, si rendono conto e cominciano ad assaporare, ad annusare davvero il mondo del lavoro. Ci sono almeno tre temi su cui si debbono formare. Uno sono le normative, che sono stringenti e che cambiano in continuazione. Due, le tecnologie, perché vedete, noi per esempio abbiamo una nave, la Elio, che richiede delle professionalità, avendo una tecnologia talmente avanzata, che non esistevano e ancora non esistono da formare nel mondo della scuola, si cominciano a formare adesso. E l'ultimo punto è un tema che è molto peraltro diciamo di moda in questo tempo, in questo periodo, che è la tutela dell'ambiente, la tutela del bene mare, che richiede quindi una professionalità che non è più quella di una volta, ma è una professionalità più affinata e raffinata.